quell'animale ferito ci hanno portato. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, ciao. Agente Pasquale. Buongiorno, ciao. Grazie. Quale animale ci avete portato? Oggi vi abbiamo portato una poiana. Cos'è le successo? L'abbiamo trovata ferita in un campo. Adesso l'abbiamo portata qui, che fate le lastre e vedete. Poverina, chiamiamo subito Giulia e Mia, venite. Ciao. Buongiorno. Lo chiudiamo dentro, così resta al buio, sta più tranquilla. Va bene, allora la portiamo subito nella nostra clinica veterinaria, così la curiamo. Bene, speriamo bene, dai, se riusciamo a salvare anche questa. Ecco. Anche nei giorni scorsi è arrivata una poiana, vittima dei bracconieri, inaccettabile. Effettivamente queste persone qui ci sono, i delinquenti ci sono dappertutto. Comunque noi facciamo il possibile, poi magari era anche qualcuno che aveva le galline e le poiane, siccome vanno dai pulcini, questo ha pensato bene di eliminarla. È ancora un pensiero vecchio stile che si cerca di togliere con la gioventù, insomma, che vede l'ambiente in maniera diversa. Ma gente, i cittadini come possono aiutarvi a combattere il bracconaggio? Beh, la cosa è molto semplice. Quando si vede che c'è qualche cosa che non va, comunque anche persone che sono nel territorio e hanno questo aspetto, vanno in giro con i cani, allora quello lì è un atteggiamento di caccia che deve essere segnalato. Si segnala alle autorità competenti, in modo che intervenendo sul posto si può individuare. Adesso andare con un fucile a stagione chiusa è una sanzione penale e quindi è difficile, però sappiamo che le campagne, essendo poco frequentate, specialmente le parti più dove non ci sono sentieri, dove non ci sono strade, in quelle zone lì il bracconiere riesce a infiltrarsi, quindi bisogna avere l'accortezza di guardare e segnalare. Mai fare gli eroi, di buttarsi dentro di qualche cosa, perché non si sa mai, chiamate le forze dell'ordine che interveniamo come di dovere. Già la caccia è intollerabile, ma il bracconaggio ancora di più. Per legge la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e quindi questa poiana appartiene a tutti noi e ai cittadini. Ci prenderemo cura di lei. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. E intanto andiamo a vedere come sta la poiana. Dottore, come sta la poiana? Per il momento ho riscontrato una frattura di una tibia che è evidente. Adesso faremo delle radiografie per vedere se ci sono altre lesioni nelle altre ossa. Come è stato dal sensorio è abbastanza attiva, per cui non rischia di morire, diciamo. E questo è molto importante. Bene, adesso facciamo le radiografie e poi vediamo, li riparliamo. E intanto che il dottore prosegue con i suoi accertamenti, vi do qualche curiosità sulla poiana. La poiana è uno dei rapaci più diffusi nei nostri cieli. È simile a un'aquila, ma più piccola. Il nome scientifico di questa specie è Buteo buteo e appartiene alla famiglia degli accipitridi. Il corpo ha una lunghezza che varia dai 48 ai 56 cm e la sua apertura alare oscilla tra i 110 e i 130 cm. Ma si riprenderà presto? Sì, faremo il possibile, adesso vediamo. Dottore, la lasciamo alla sua visita. Speriamo che non sia niente di grave. Torniamo più tardi per vedere come sta la poiana.